Ed eccoci ritornati in studio per un'altra puntata dedicata alla pubblicità, al linguaggio pubblicitario, altro tema. Si parla di comunicazione a promotion e questa volta parliamo del guerriglia marketing, che è una tecnica strategica pubblicitaria che dà la possibilità alle aziende di promuoversi con pochissimo. Il termine stesso guerriglia fa pensare a qualcosa di aggressivo, forse ad un modo di farsi notare, di farsi vedere un po' troppo forte. Forse ad alcuni può anche non piacere il metodo guerriglia marketing, ma in un periodo in cui i soldi non tanti ne girano, cioè come quello che viviamo, può andar bene per promuoversi e spendere poco. Saluto il mio compagno di viaggio, il professor Daniele Di Giorgio, esperto di comunicazione dell'Università Niccolò Cusano, autore del libro L'ha detto la pubblicità, un libro che racconta la storia di Carosello e nostro referente per quello che riguarda la comunicazione. Ben ritrovato, professore. Ciao Annalisa e buongiorno a tutti. Guerriglia marketing, mi sono permessa di giudicare questa tecnica strategica molto conosciuta e famosa, professore, e ho detto che è un po' aggressivo come modo di farsi notare. È corretta la mia lettura del guerriglia marketing? Io direi che è correttissima, non è corretta, perché in effetti il guerriglia marketing è proprio una forma di marketing non convenzionale che va ad utilizzare degli strumenti a basso costo che devono necessariamente ottimizzare quelli che sono poi i risultati finali. Quali sono i risultati finali? Sono i risultati tipici della comunicazione pubblicitaria classica, quindi la persuasione, il convincimento, mirati all'aumento delle vendite, quindi a generare profitto. Il guerriglia marketing lo fa ottimizzando i costi. In quale modo avviene questa ottimizzazione? Utilizzando delle situazioni che vengono proprio definite non convenzionali, quindi sono alternative rispetto al marketing tradizionale. Diciamo che questa necessità in realtà non è poi così recente, anche se giustamente ultimamente se ne sente parlare molto a causa proprio della crisi economica. In realtà il guerriglia marketing nasce molti anni fa, nel 1984 nello specifico, ed è stato teorizzato da un uomo di marketing naturalmente, che si chiama Lawrence, il quale si accorse che tante aziende non potevano competere nel sistema americano con le multinazionali e comunque con aziende molto importanti, quindi i piccoli potevano mettere in campo delle strategie non convenzionali, tra cui guerriglia marketing. Quindi una serie di azioni mirate sul territorio, quindi parliamo proprio di marketing territoriale, che sorprendevano situazioni alle quali i passanti, per esempio, su una strada, in una piazza, all'interno di un parco, si trovavano inaspettatamente e rimanevano completamente affascinati e abbagliati da questa azione di marketing. Diciamo che quindi l'obiettivo era un po' quasi di controcultura, legata quasi anche un po' alla street art, se vogliamo. Assolutamente, professore, mi è venuto da pensare agli assembramenti, ai luoghi di ritrovo. Le piazze, per esempio, sono luoghi dove le persone si incontrano, in genere c'è tanta gente in piazza, il centro delle città, nei centri cittadini c'è una quantità di persone importante, quindi lì si può fare tranquillamente un po' di guerriglia marketing, perché ci sono troppe persone, tante persone, e in quel modo è possibile far sapere ai presenti di un marchio, di un brand, di un'azienda. Ebbene sì, assolutamente. Dove c'è assembramento? Beh, oggi è un termine che diciamo bisogna utilizzare in questo periodo con un po' di accortezza, quello dell'assembramento. Sì. Però in effetti il guerriglia marketing è un'azione virale, è una pandemia in qualche modo della comunicazione. È proprio come funziona una pandemia, ovvero che se si contagia uno si rischia di contagiare gli altri, il guerriglia marketing punta proprio a questo. Cioè un'azione virale che vuole contagiare una persona in modo tale da contagiarne tante e soprattutto arrivare a far sì che quel contagio porti nel tempo un passaparola, perché non ci dimentichiamo che spesso è stata definita come la più grande forma di pubblicità proprio il passaparola, e in effetti il guerriglia marketing punta proprio a questo. Diciamo che il guerriglia marketing vive e vegeta nei luoghi in cui ci sono relazioni sociali, nei luoghi in cui ci sono nodi sociali. E sottolineo che questi luoghi non devono essere necessariamente degli spazi fisici, come dicevamo prima, quindi delle piazze, delle strade, dei grandi alberghi, dei centri commerciali, ma questi luoghi possono essere anche la rete, perché i nodi, le relazioni
che si creano sul web, quindi nello spazio virtuale e non materiale, funzionano nello stesso modo. Quindi ecco. Sono azioni. Quindi anche il virtuale è un buon momento, un buon luogo, e è sempre un buon momento nel virtuale per fare un po' di guerriglia marketing, quindi per farsi notare, per far parlare di sé. In un periodo come quello che viviamo, in cui i soldi non sono tantissimi e magari i manager o i boss delle aziende non vogliono spendere tanti soldi, pensare ad un po' di guerriglia marketing è un buon modo per rimanere sulla cresta dell'onda, per far parlare della propria azienda e spendere poco, professore. Sì, diciamo, non limitiamo soltanto il discorso al fatto che si spende poco, questo è verissimo ed è un punto di forza il guerriglia marketing, ma in realtà non nasce solo per spendere poco. E diciamo che in questo momento storico è indispensabile da parte delle aziende mettere in piedi una strategia di guerriglia, perché il marketing convenzionale, per esempio la pubblicità commerciale alla quale siamo abituati tutti da tantissimi anni, sta fallendo proprio perché c'è un overload di messaggi, ne riceviamo troppi e cui siamo troppo abituati, e quindi le stesse multinazionali, che volendo si potrebbero permettere attività molto più costose del guerriglia marketing, però mettono in piedi delle strategie di guerriglia proprio perché devono far fronte a questo passaggio, a questo cambiamento epocale che è relativo proprio all'orientamento del marketing, perché noi in circa 60 anni siamo passati da un orientamento del marketing diciamo al prodotto. Parliamo del dopoguerra, dove serviva tutto e quindi dove c'era la nascita della società dei consumi, dove qualunque azienda che produceva un prodotto e lo buttava sul mercato non aveva difficoltà a venderlo, perché c'era tanta richiesta. Poi nel tempo siamo passati a un orientamento al mercato, quindi non ci si concentrava più solo sul prodotto, ma si è cominciati a concentrarsi anche un po' sul mercato, quindi dai competitor, ma anche dai consumatori, intesi come gruppi, come cluster di individui. Oggi l'orientamento è di nuovo cambiato, oggi l'orientamento è sul singolo, sulla persona, sì. Quindi noi la persona dobbiamo conoscere abitudini, emozioni, sensazioni, relazioni sociali, e quindi il guerriglia marketing per penetrare proprio come un proiettile, visto che parliamo di guerra, per esplodere proprio come una bomba, deve far sì che coinvolga il suo spettatore, lo renda partecipe di una vera e propria rappresentazione teatrale. Questo sì, è di un'esperienza che poi la persona in questione non potrà non ricordare, appunto perché abbiamo detto è un modo per arrivare alle persone, un modo diretto promuovere un brand. Il guerriglia marketing, professore, come lei sa, noi abbiamo gli studenti dalla nostra, alcuni studenti che vogliono farle delle domande. Andrei con la domanda numero uno. Ciao, sono Valerio, studente di economia alla Niccolò Cusano, e vorrei chiedere al professore quali sono le tattiche strategiche più usate nel guerriglia marketing. Professore, da un punto di vista strategico, ci sono delle scelte che le aziende mettono in atto e che sono sempre quelle, che ne so, scelte psicologiche di un certo tipo, o non so se c'è una qualche regola da seguire nel guerriglia marketing? Diciamo assolutamente, partendo da quelli che sono gli obiettivi di comunicazione e di marketing dell'azienda, che ricordiamo devono essere sempre estremamente chiari, perché altrimenti una strategia di qualunque natura, non soltanto di guerriglia marketing, l'azienda non può metterla in campo. Però l'azienda in questo settore può scegliere varie tipologie di guerriglia marketing da utilizzare, a seconda del prodotto che promuove, a seconda del servizio che promuove, a seconda della propria identità, a seconda della propria cultura d'azienda. Ci sono tantissime variabili. Una delle forme, una delle strategie più tipica che abbiamo già anticipato all'inizio è proprio quella dello street marketing, quindi una serie di manifestazioni che avvengono in strada, insomma in luoghi aperti, in spazi aperti, dove c'è molto passaggio veicolare piuttosto che pedonale. E lo scopo dello street marketing è proprio quello di creare un evento a sorpresa, l'effetto sorpresa, quello che non ci aspetteremo mai, quello che ci lascia estremamente colpiti da un punto di vista sensoriale ed emozionale. Però ci sono anche altre forme, magari meno note, meno conosciute nel nostro paese, per esempio quella dello stickering, che è anche un po' al limite della legalità, nel senso che bisogna poi eventualmente chiedere delle autorizzazioni molto specifiche. Lo stickering che cos'è? È l'applicare adesivi con un'immagine, con un contenuto, ove più possibile. Quindi una tecnica molto aggressiva, e direi che richiede anche molto tempo per poter essere messa. Sì, ma infatti prima diceva, professore, che alcune tecniche sono al limite della legalità, secondo me alcune sono talmente forti, cioè talmente
aggressive sulle persone che secondo me possono pure essere producenti. Cioè, se un'azienda fa esplodere per scherzo una bomba, per gioco una bomba in una piazza e ci spaventa, sì, ci ricorderemo di quell'azienda, ma negativamente, penso. Allora, diciamo è chiaro che il prerequisito fondamentale è quello della legalità. Qualunque azione di guerriglia deve essere legale e non deve andare oltre le norme. Però aggiungerei anche un altro elemento. Deve anche seguire le regole del buon gusto, ecco, non deve creare allarmismi come in un caso del genere così estremo, e deve, a mio avviso, anche mantenere una certa estetica dell'immagine. È vero che in pubblicità, come spesso abbiamo detto, non ci dovrebbe essere il bello brutto, nel senso che la pubblicità può essere anche brutta, però l'importante è che attira e che sia efficace. Io però credo che un'attività di comunicazione pubblicitaria legata a guerriglia marketing debba essere anche bella, deve essere anche piacevole alla vista, altrimenti, insomma, rischiamo di puntare solo al mero vantaggio economico e al mero profitto, e non No, credo che sia certo. così, Ecco, così per efficiente. esempio, qualche campagna di guerriglia marketing famosa, professore? Ce n'è una che è molto bella perché insomma destò molto scalpore, forse in pochi la ricorderanno perché è passato qualche anno. Nel 2001 la regione Emilia-Romagna mise in piedi una storia incredibile a cui molti diedero anche retta, che vicino all'Acquafan di Riccione, che è un noto parco acquatico, si pensava fosse atterrato un UFO. E quindi diciamo che gli ideatori di questa campagna riuscirono anche a coinvolgere i media locali e nazionali, tanti giornali ne parlavano, si parlava di questo UFO che era atterrato in Emilia, nella zona di Riccione. In realtà era tutta una storia Messa in virale, scena. messa in scena, perché poi naturalmente alla fine va svelato anche il gioco, va svelata anche la soluzione della storia, perché altrimenti si rischia anche, no, come dicevamo prima, di infrangere le regole della legalità. E uscì fuori che l'obiettivo della campagna, che poi fu chiamata Vacanze a UFO, era proprio quella di attirare l'attenzione sull'Emilia-Romagna, la zona litorale dell'Emilia-Romagna, per incrementare il flusso turistico nel corso della stagione estiva. Quindi questa fu una campagna molto riuscita. Ce n'è un'altra molto bella, sempre riguarda sempre qualche anno fa, in questo caso della Nike, per presentare in Italia il progetto Nike Free Italia, dove vennero riprodotte in alcuni parchi vicino alle zone aeroportuali di Roma e di Milano delle mega impronte, in modo tale che chi partiva e chi arrivava con gli aerei vedeva queste mega impronte e si chiedeva: ma di cosa stiamo parlando? Che cos'è? Che sono arrivati i dinosauri a Roma e Milano? E poi chiaramente sui giornali tempo dopo se ne parlò, quindi chiunque poi ricollega quell'atto di guerriglia a Sì, qualche è comunicazione. chiaro, all'episodio, all'esperienza che ha vissuto, può essere anche divertente, è una strategia di guerriglia marketing. Io per esempio utilizzerei moltissimo la comicità delle barzellette, delle battute, degli sketch da ridere, dove comunque l'interlocutore ci ricorderà, ma ci ricorderà bene con una risata, con una battuta. Quindi non userei strategie che vanno sulla paura, sulla negatività, ma andrei sulla positività. È solo il mio modo di vedere le cose e di pensare ad una campagna di guerriglia marketing. Ne parliamo oggi con il professor Daniele Di Giorgio a Promotion. Professore, abbiamo la domanda numero 2. Salve, sono Dario Barberini, studente presso la Facoltà di Economia Niccolò Cusano. Volevo chiedere al professore se il guerriglia marketing fosse adatto a uno specifico prodotto, a delle specifiche aziende, oppure andasse bene per qualsiasi prodotto. Ecco, professore, guerriglia marketing va bene per qualunque azienda, qualunque prodotto o è più adeguato per un certo tipo di brand? Interessante questa domanda, ma direi che il guerriglia marketing non ha limiti in questo senso, cioè non è controindicato per nessuna tipologia di aziende, per nessun tipo di servizio, per nessun tipo di prodotto. Tutti lo possono mettere in campo, qualunque categoria merceologica, diciamo, vanno a rappresentare. L'unico limite del guerriglia marketing è proprio il suo punto di forza, ovvero la creatività, perché naturalmente bassa spesa. E tanta resa, ma anche tanta creatività per rendere questa resa così importante e così forte. Quindi qualunque azienda, purché abbia degli obiettivi chiari e dei buoni consulenti creativi per mettere in piedi il messaggio, lo può utilizzare. E infatti, ne abbiamo parlato tempo fa in radio,
Di recente un'azienda legata alle pompe funebri, durante la manifestazione dei No Mask, come probabilmente Sì. molti ricorderanno perché parliamo di poco tempo fa, ha messo in piedi una strategia di guerriglia marketing proprio al centro della manifestazione. Mamma mia, Quindi geniali, veramente geniali. anni fa le aziende tipo onoranze funebri mai avrebbero fatto questo, si stanno adeguando perché la comunicazione pubblicitaria tradizionale non fa più presa. Quindi devono divertire, devono stupire e devono intrattenere. Sono queste tre le chiavi di lettura per mettere in piedi una Sì, strategia. appunto, devono creare l'esperienza e farsi ricordare, rendersi riconoscibili, quindi attirare l'attenzione degli altri e creare una bella atmosfera, una bella situazione, una bella esperienza. Abbiamo il video dell'esperto, come di consueto a Promotion. Oggi un esperto particolare, una donna e un avvocato, è Chiara Mastracci sul guerriglia marketing. Vediamo. Il cosiddetto guerriglia marketing è una filosofia più che una strategia ed è basata sulla realizzazione di un rapporto di integrazione e di dialogo con il consumatore, catturandone l'attenzione attraverso azioni clamorose che spesso oltrepassano i limiti della legalità. Nell'ambito delle azioni commerciali, tali attività rientrano comunque nella tradizionale definizione di pubblicità. Per la Costituzione italiana l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Articolo 41 della Costituzione. La libertà dell'attività pubblicitaria è dunque riconosciuta e garantita, ma incontra comunque dei limiti nelle norme che proteggono gli interessi e i diritti dei singoli e della collettività. Poiché il guerriglia marketing può manifestarsi in variazioni, spesso imprevedibili e sempre nuove, non è prevista una legge che disciplina tale tipo di comunicazione. Ogni caso è dunque disciplinato dal tipo di attività che viene svolta e anche dal tipo di interesse che eventualmente viene leso, e quindi dall'applicazione di norme di diritto pubblico o norme di diritto privato a seconda che abbiano ad oggetto la tutela di un interesse di diritto pubblico o un interesse di diritto privato. A titolo esemplificativo citiamo alcune forme di guerriglia marketing e le relative conseguenze giuridiche. Il colorare di rosso, il gettare un fiume di palline in una fontana comporta danneggiamento del patrimonio artistico e quindi violazione delle norme che tutelano le cose di interesse artistico, storico, culturale e le bellezze naturali. Modificare, per esempio, cartelli stradali con conseguente rischio per gli automobilisti comporta la violazione delle norme del codice della strada. O ancora si verifica la violazione, ad esempio, delle disposizioni che mirano a tutelare l'ordine e la tranquillità pubblica, articoli 656, 657, 659 e 660 del codice penale, ad esempio nel caso di guerriglia marketing con cui sono stati seminati nella città dei finti ordigni al fine di poter promuovere una serie di TV poliziesca. Si può verificare anche la violazione di norme relative alla pubblicità ingannevole. Si pensa all'ipotesi in cui in un supermercato ci si accinge a scegliere un detersivo e per caso un altro cliente che si trova lì appunto per caso ci consiglia di scegliere un altro detersivo, chiaramente è un finto cliente. Quindi abbiamo potuto constatare che il guerriglia marketing si può manifestare sotto varie forme e sotto variazioni e quindi può comportare delle conseguenze giuridiche sotto diversi profili, con conseguente anche applicazione di sanzioni che possono avere natura differente, quindi pecuniaria, amministrativa o addirittura penale. Era l'avvocato Chiara Mastracci che ha raccontato quali sono i rischi del guerriglia marketing. Il Abbiamo detto cosiddetto che è una guerriglia tecnica marketing. strategica che può essere aggressiva, quindi bisogna stare attenti col guerriglia marketing a non spaventare, a non esagerare, a non compromettere i segnali stradali, come l'avvocato Chiara Mastracci diceva poco prima, quindi va bene come strategia per mettersi in mostra, per attirare le attenzioni, per farsi ricordare, ma bisogna farlo con intelligenza. Io non riesco a non schiodare il pensiero dal fatto, professore, che il guerriglia marketing vincente è mettere in scena una bella performance comica, dove poi alla fine tutti ridono e tutti ricorderanno il brand con un'emozione simpatica e con una bella risata. Non andrei proprio sul negativo. Poi penso anche che il guerriglia marketing è una strategia di comunicativa e di marketing anche abbastanza recente, professore, un'invenzione recente degli ultimi anni. Mi dà una mano? Sì, assolutamente, è recente, approvo, condivido quello che hai appena detto, che le azioni di guerriglia marketing più divertenti
sono proprio quelle che mettono in scena delle rappresentazioni comiche e quindi diventano anche quelle più efficaci, perché soprattutto in questo periodo le persone hanno bisogno di quella sana leggerezza che li fa stare bene e che li fa sorridere. E dunque, lunga vita Ma abbiamo bisogno sempre di ridere, professore, abbiamo bisogno sempre di leggerezza, non è che solo in questo periodo di sofferenza e in questo periodo di Covid abbiamo bisogno di ridere di più. Si dice che tra un comico e un attore drammatico è più potente il comico perché ha la grande capacità di far ridere gli altri, che è difficilissimo, è difficile, è più facile far piangere che far ridere. E ti dirò che queste regole del buon ridere sono state completamente sposate anche dai teorici e dai tecnici della comunicazione pubblicitaria, tanto che in letteratura oggi si parla di advertainment, che cos'è? Una fusione fra advertising, che è la pubblicità, e entertainment, che è l'intrattenimento. Per cui il messaggio pubblicitario deve essere proprio questo, qualcosa che intrattiene. È un po' appunto, come dicevamo, una rappresentazione teatrale o cinematografica che deve incollare letteralmente lo spettatore, l'osservatore, in questo caso parliamo di guerriglia, quindi è proprio un osservatore diretto che vive quell'esperienza, lo deve incollare alla sedia, non lo deve far alzare per tutto il periodo di quella rappresentazione. È l'unico modo per far sì che quel messaggio provenga e penetri più che provenga nell'attenzione selettiva del consumatore, in modo tale che il consumatore stesso lo ricorderà a lungo termine, ma non solo lo ricorderà con se stesso, ma contribuirà a diffondere quel messaggio attraverso il potere che amplifica il passaparola. Questo è Eh sì, fondamentale. sì. Ecco perché le aziende lo hanno capito a partire proprio dalla metà degli anni Ottanta. In Italia è arrivato un pochino dopo il guerriglia marketing, intendiamoci, perché come spesso accade, parte tutto dagli Stati Uniti, perché sono una ventina, se non una trentina di anni avanti a noi su alcune tecniche, come le tecniche pubblicitarie, per esempio. E dunque, dai primi anni Ottanta, quando, come dicevamo prima, Conrad Levinson ha teorizzato questa disciplina, man mano anche in Europa e in Italia poi tanti pubblicitari l'hanno fatta loro. Chiaramente poi ci sono tante altre tecniche, qui ne abbiamo soltanto affrontate alcune. Lo stesso marketing olfattivo è una forma di guerriglia marketing e di Sì. marketing virale, perché ecco l'utilizzo dei profumi, ma anche l'utilizzo dei suoni può essere una forma di marketing Il più virale. brutto, l'utilizzo dei suoni solo se sono suoni di un certo tipo. Oppure Annalisa, per esempio, si parla spesso di flash mob. In Sì. realtà non si è ben capito ancora che Sì. cos'è il flash mob. In realtà anche questo è una forma di guerriglia marketing, perché sono degli eventi che apparentemente sembrano così organizzati all'ultimo momento, ma non è così. Invece il flash mob è un evento che viene pianificato con largo anticipo, ma la caratteristica che lo rende virale è che tutti i partecipanti a questo evento vengono avvisati attraverso i social. E quindi tramite i social poi si creano dei grandi assembramenti che oggi non ci debbono essere per motivi di Covid, che però portano poi i risultati voluti. Quindi tante persone che condividono un'esperienza e Eh quindi sì. un aspetto, per esempio, anche della comunicazione pubblicitaria. Questo quando parliamo di comunicazione profit. Però il guerriglia può essere utilizzato anche con il Per il non sociale, profit, sì, per il sociale. quindi, per sensibilizzare l'opinione pubblica verso tematiche legate, non so, all'inquinamento, alla povertà, all'economia. Certo, ecco, Quindi non appunto ci come limitiamo dicevamo prima, a tutti i delle tecniche. flash mob sono operazioni di guerriglia marketing che hanno l'obiettivo di sensibilizzare le persone su un determinato tema. Ce ne sono tantissimi organizzati da associazioni femministe, quando si fa sciopero, per esempio, molti sono dei flash mob che hanno proprio l'obiettivo di portare l'opinione pubblica verso una certa ideologia, insomma, quindi hanno. Orientamento. Sì, appunto, verso un orientamento Sì, specifico, esatto. sociale, cioè. Orientano le masse, orientano le masse. Professore, abbiamo detto molto, il guerriglia marketing è molto interessante, abbiamo detto che noi preferiamo un certo tipo di guerriglia marketing e non un altro tipo di guerriglia marketing, visto che è un po' aggressivo come metodo comunicativo pubblicitario. Grazie per quest'altra puntata di Promotion, l'arte della pubblicità. Ci vediamo presto. Grazie Annalisa e grazie a voi. A presto.
Alla prossima, professore, e noi con Promotion ci ritroviamo la prossima settimana. Come ben sapete, potete seguire Cusano Italia TV sul canale 264 del digitale terrestre o attraverso un'app, se la scaricate sul cellulare potete vederci Cusano Italia TV. Grazie per averci seguiti e a presto.